Dopo aver provato recentemente i mouse verticali, mi è venuta l'idea di dare un'occhiata anche a questo articolo della Microsoft. È un kit per desktop, quindi per computer da scrivania o anche eventualmente per portatili, che si chiama Sculpt Ergonomic, qui, ed è rappresentato da una tastiera ergonomica, quindi curva, da un tastierino separabile dalla tastiera e da un mouse che è una via di mezzo tra un mouse classico ed uno verticale, che comunque vuole avere una forma con un'attenzione particolare all'ergonomia e quindi al riposo, quindi alla salvaguardia della salute. Adesso eseguo l'unboxing e voglio provare questo articolo per qualche giorno, dopodiché condividerò con te alcune osservazioni, ok? Così vediamo se effettivamente dopo qualche giorno di utilizzo di questo articolo mi sentirò meno affaticato. Non che io abbia particolari problemi, però insomma la prevenzione non è mai abbastanza secondo me, per cui se con una tastiera o un mouse posso affaticarmi di meno, ben venga. Ok, la confezione è questa, include la tastiera che è questa qui, quindi con una specie di, ok, un poggiapolso qui, materiale morbido, sembra una specie di tessuto, approfondirò, ti faccio sapere, vedi ha questa forma molto molto curva. E anche qui è divisa in due parti, sinistra e destra. Sotto come è fatta, c'ho semplicemente i piedini e qui immagino debbano essere inserite le batterie che anzi già ci sono all'interno, si deve solo rimuovere la linguetta protettiva. Ok, poi abbiamo qui che cosa c'è? Questo immagino sia un supporto per tastiera, lo vedo dopo. Qui una serie di manualetti di istruzione. Ok, vediamo c'è anche l'italiano. Sì, c'è anche l'italiano. Bene. E poi qui abbiamo il tastierino numerico. Eccolo qui. Molto 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 sottile, sempre con i quattro piedini e batterie anche qui già incluse, sottile tra l'altro leggerissimo. E poi il mouse, vediamo come è fatto. Il mouse invece non è sottile, anzi è bello cicciottello. Il mouse è realizzato in materiali plastici, qui la plastica è lucida e infatti si vedono parecchio le impronte. Al lato e sotto invece il materiale è più o meno gommato. Ha sette pulsanti, destro, sinistro, centrale sulla rotellina del mouse, quindi la rotellina del mouse può essere cliccata a destra e a sinistra. Questo facilita le operazioni di scorrimento veloce di foto o su pagine web, per esempio, evitando di fare lunghi lunghi scroll, si può andare a premere a destra o a sinistra la rotellina. C'è poi questo pulsante azzurro che è il pulsante Start, Home su Windows. È chiaro che tutto il kit è ottimizzato per l'utilizzo con Windows, anche se può essere usato anche con Mac, però alcuni pulsanti speciali poi non funzioneranno in quel caso. E poi c'è l'ultimo pulsante qui al lato dove si poggia il pollice, che è il pulsante per tornare indietro, molto comodo. La posizione quindi è quella quasi di un mouse verticale, e c'è appunto il sostegno per il pollice che è comodo. Devo dire però che secondo me è un mouse un po' troppo pesante. Pesa 154 grammi, questo perché va a ospitare sotto due batterie di tipo AA. Puoi accedere al vano delle batterie semplicemente con questo pannellino che si rimuove magneticamente.
quindi è molto comodo da togliere e rimettere. All'interno del mouse c'è poi l'alloggiamento per il ricevitore wireless, che è questo qui, che puoi andare a inserire così. Qui c'è la scritta appunto Microsoft, e anche questo ricevitore viene richiamato da una forza d'attrazione magnetica, cioè c'è una calamita che lo fa stare in posizione. Qua c'è il pulsante di accensione, è un mouse da 1000 dpi e utilizza la tecnologia BlueTrack proprietaria Microsoft per il puntamento laser. Ok, quindi questa è la panoramica generale sul mouse. E il mouse è anche l'unico che ha un tasto di accensione. La tastiera invece ha uno switch qui in alto, ma non è un tasto di accensione, questo qui, vedi? È un tasto che va a commutare, a eseguire una commutazione di tutta la serie di pulsanti qui in alto, da modalità tasti speciali a modalità tasti funzione. Quindi i tasti funzione sono i classici che conosciamo, comune a tutte le altre tastiere, quindi F1, F2, F3, F4, eccetera. I tasti speciali, che possono essere anche personalizzati su Windows 10, 8 e 7, purché si è installato il centro mouse e tastiere che occupano 150 MB sull'hard disk, e inizialmente sono configurati in modo tale da riportare alla pagina home, avviare lo switch tra le varie applicazioni, aumentare, ridurre il volume, impostazioni, eccetera eccetera eccetera, avviare la ricerca e così via. La tastiera è anche questa, è realizzata in materiali fondamentalmente plastici, almeno esternamente, e qui invece c'è un elemento più morbido che è una specie di schiuma che appunto serve a sorreggere il polso e gli avambracci. Ok, allora ho provato tastiera, mouse e tastierino per qualche giorno e voglio dirti cosa ne penso. Ho messo qui vicino una tastiera standard tradizionale della Logitech, così vediamo qualche differenza tra questi due articoli. Questa tastiera Microsoft è definita una delle migliori tastiere ergonomiche che esistono oggi in circolazione, per la particolare ricercatezza del design, che appunto è ergonomico e quindi veramente tende a farti stancare di meno, perché questa posizione di scrittura, il fatto di poter poggiare i polsi e avere queste curve sulla superficie dei tasti, ti consente di posizionarti in maniera più confortevole e quindi nel tempo, col passare delle ore di permanenza davanti al PC, ti stanchi di meno rispetto a questo tipo di tastiera, dove, come vedi, non c'è innanzitutto il poggiapolsi, quindi i polsi tendono già a stare più bassi e la mano ad alzarsi, e questa è la posizione più scomoda, più stancante e anche più pericolosa per quanto riguarda poi l'affaticamento e possibili patologie per il polso. Ma poi c'è da dire che devi stringere e avvicinare tra loro gli avambracci, e quando cominci a scrivere comunque devi fare spesso questo tipo di movimento, quindi portare avanti e dietro i polsi, e questo secondo me è più stancante. In questo caso invece, una volta che ti sei ben posizionato sui tasti in questo modo qui, devi spostarti molto di meno, perché a essere, diciamo, sagomati in maniera curva sono i tasti e non le tue mani che devono seguirli. Ok, tra l'altro puoi tenere anche leggermente più distanti gli avambracci, e questo anche è più comodo. Però detto questo, innanzitutto ho notato che una volta che sei abituato a utilizzare questo tipo di tastiera, la tastiera quindi tradizionale,
diritta, lineare, quando poi utilizzi questa all'inizio devi abituarti. Non è semplice perché il fatto che c'è questa divisione tra parte destra e parte sinistra comporta alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Il vantaggio è che vi è una migliore la possibilità, come ti ho detto, di posizionarti in maniera più comoda. Lo svantaggio è che tra il tasto I, per esempio, e il tasto V c'è molto più spazio rispetto a questo caso qui. Quindi, prima di tutto bisogna distinguere. Se tu sei abituato a scrivere con 10 dita, sicuramente questa tastiera, ti risulterà dopo la prima fase di adattamento, quindi, quando ti sei un pochettino abituato, ti risulterà più comoda. Ma se tu scrivi con solo 2 dita, o 4, comunque sarà praticamente quasi la stessa cosa, perché in questo caso tu dovrai saltellare da un tasto all'altro e essendoci più spazio al centro, l'entità di questi saltelli sarà addirittura più faticosa rispetto ad una tastiera standard. Quindi la prima cosa è devi chiederti, secondo me, tu quanto tempo passi alla tastiera quando sei al computer? Quanto effettivamente scrivi? Perché di fatto se scrivi poco, voglio dire, io non ti consiglierei mai di fare un upgrade di questo genere, posto che tu non abbia particolari dolori, per cui necessariamente ti voglio orientare verso qualcosa di più ergonomico, ok? Poi, un'altra domanda che devi farti è: hai imparato a scrivere almeno con 8 dita o idealmente 10? Perché questo fa un'enorme differenza tra questi due articoli. Perché? Perché scrivere con 10 dita ti permette qui di accedere a tutta questa zona senza dover alzare i polsi, quindi solamente col movimento delle dita. Ok? E questo fa un'enorme differenza, perché nel momento in cui tu ti posizioni comodo, puoi scrivere tutto quello che vuoi, o quasi tutto quello che vuoi, senza dover mai ruotare e quindi stressare i polsi. Quindi una cosa, se vuoi, diciamo, se ambisci a scrivere in maniera più comoda e meno stancante, dovresti esercitarti a scrivere con 10 dita. Ci sono dei programmi che te lo insegnano, ci sono delle app e ci sono dei siti su cui puoi fare degli esercizi e piano piano, piano piano prenderai insomma la mano. Se è un prodotto che consiglio a tutti, no, certamente no. Innanzitutto perché le abitudini di utilizzo di un PC sono diverse. Già ti ho detto che se utilizzi poco la tastiera non c'è motivo che spendi più di 100 euro per un articolo del genere. Puoi continuare benissimo ad utilizzare la tua tastiera standard. Anche se usi tanto il PC ma non stai scrivendo tantissimo, comunque vale lo stesso discorso. È certamente un prodotto ottimo se cerchi una tastiera ergonomica, forse ha qualche difettuccio. Per esempio, una cosa che a me non piace è il fatto che, come vedi qui sopra, ci sono questi pulsanti che sono pulsanti, come ti ho detto prima, tasti speciali, no? Quindi per la ricerca, la home, eccetera. A questi tasti speciali tu puoi accedere andando a utilizzare questo switch, quindi commutando da tasti speciali a tasti funzione, ma questa è un'operazione davvero molto scomoda, cioè se io voglio utilizzare F1 oppure voglio utilizzare il tasto speciale Home, devo fare sempre questo switch, cioè devo utilizzare uno switch che è posto lontano in alto a destra e appunto è uno switch. Sarebbe stato più comodo mettere un pulsante che opprimevo come diciamo uno shift, un altro tasto funzione che mi permettesse di accedere ai due livelli, cioè
tasto speciale e tasto funzione. Fare la commutazione tramite uno switch fisico, secondo me, è scomodissimo e non è una buona idea, perché è lento. Io ogni volta devo fare questo movimento solo per andare a premere un tasto, per esempio l'F7, e se poi voglio riutilizzare il tasto speciale devo ritornare a... E non è certo la soluzione, secondo me, più veloce. Quindi se utilizzi molto i tasti funzione per qualche motivo, hai un applicativo particolare e vuoi anche utilizzare i tasti speciali, non è una tastiera che ti consiglio da questo punto di vista. Già ti ho detto che comunque ti ci devi abituare, la trovo sicuramente più comoda, sicuramente più ergonomica, ma ti ci devi abituare. Per quanto riguarda invece il singolo tasto, è un tasto a profilo basso che risponde molto molto bene, il rumore che emette è gradevole e si vede che comunque è un prodotto di assoluta qualità. D'altronde anche lo sportellino l'hanno fatto qui magnetico, va in posizione, che è una bellezza, guarda, ed è veramente un articolo molto molto ben fatto. Quando lo utilizzi poi con il supporto sotto, cambia completamente il modo di scrivere, che guarda, quando aggiungi il supporto qui sotto, questa parte si alza moltissimo. E che cosa succede? Che quando posizioni le mani sopra, il polso si trova a essere in una posizione più alta rispetto alla mano, che tende a scendere verso il basso. E ti assicuro che questa posizione ti dà una grande sensazione di sollievo, di benessere inizialmente, almeno al polso, perché il polso tende a essere completamente schiacciato, poggiato per gravità sul suo supporto e le mani scendono giù. Ok, quindi puoi scrivere ed è una posizione per il polso estremamente comoda. Anche qui, cambiando un pochettino la configurazione con cui tu ti stai approcciando alla tastiera, perché è completamente diversa, vedi, il principio delle tastiere tradizionali non era di alzare davanti, ma era di alzare dietro. Invece qui la Microsoft propone di alzare avanti, proprio perché si fa forte del fatto che qui c'è questo supporto per i polsi. Il problema è però è che questa posizione potrebbe essere stancante per gli avambracci, perché quando tu sollevi il polso, l'avambraccio, la mano scende davanti, ma anche l'avambraccio tende a scendere, e quindi succede che poggi col gomito sul piano, e restare molte ore col gomito esattamente poggiato sul piano potrebbe non essere piacevole. Quindi questo è qualcosa di, secondo me, molto soggettivo, che varia da persona a persona. Non sono sicuro che possa piacere a tutti. Io per esempio non amo utilizzarlo, l'ho utilizzata quasi sempre in questo modo qui. Quindi questo è per quanto riguarda la tastiera. Per quanto riguarda invece il fatto che il tasterino numerico è separabile dalla tastiera, cioè è separato, io penso che sia una buona idea. È vero, magari su una tastiera per completa non siamo abituati a vederlo separato, no? Solitamente lo vediamo separato quando utilizziamo una tastiera in formato ridotto e poi ci aggiungiamo un tastierino numerico. Però il fatto che sia realizzato così ti consente, per esempio, di posizionarlo non immediatamente qui, quindi al lato della tastiera, ma dall'altro lato del mouse, soprattutto se tu il tastierino numerico lo utilizzi poco. Il fatto poi che ci sia questo pulsante qui che ti avvia la calcolatrice immediatamente è davvero di una grande comodità. In realtà anche sulla tastiera c'è lo stesso pulsante qui che avvia sempre la calcolatrice, ok, su Windows, non so su Mac perché non ho provato. Mettendo qui il tastierino numerico, quando hai la mano poggiata sul mouse, immediatamente te la ritrovi sulla tastiera, cioè la distanza mouse-tastiera ovviamente si riduce rispetto
rispetto a questo caso qui, no? Dove da qui io devo riposizionarmi, qui c'è molta più distanza e questo sicuramente è comodo, soprattutto come è ovviamente prevedibile, i passaggi della mano destra della mano sinistra, mouse, tastiera, sono tanti, anche se attenzione, questo è un mouse che non si può usare con la mano sinistra, perché vedi è sagomato, diciamo specificamente per la mano destra, quindi ottima la soluzione ed è comodo poter allontanare il tastierino numerico. Per quanto riguarda invece il mouse, devo dire che è la cosa che meno mi è piaciuta, perché lo ritengo troppo pesante. C'è da dire che le batterie che sono integrate nella tastiera consentono un utilizzo continuo della tastiera per circa 36 mesi, che sono tantissimi, 3 anni. Anche il mouse ha una durata, grazie alle due batterie integrate, estremamente lunga. Però il mouse è pesante, secondo me, si sente tutto il suo peso. La sua configurazione vorrebbe essere un mouse di tipo verticale, ma non è sufficientemente, comunque fa ruotare, vedi, il polso e l'avambraccio. Il pulsante per tornare indietro non è particolarmente comodo da premere, ma soprattutto non mi è piaciuto il fatto che è troppo pesante, questo lo rende più scomodo nei movimenti. Dover sempre spostare le due batterie di tipo A dentro, secondo me è qualche cosa in generale come scelta di design non tanto intelligente, perché voglio dire, io preferirei avere un mouse molto più leggero, con minore autonomia, che magari devo caricarlo invece di una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, però è molto più leggero e quindi è più comodo da utilizzare, ok? Perché parliamo di ergonomia, appunto, affaticamento, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista a me il mouse è la cosa che meno mi è piaciuta per questo motivo, ok? Quindi questa è la Microsoft Sculpt Ergonomics, il kit, e queste sono le mie considerazioni. In generale sicuramente è un prodotto valido, però non consiglierei a tutti, quindi prima dell'acquisto pensaci bene, soprattutto cerca di capire quali sono le tue abitudini di utilizzo del PC e se davvero hai bisogno di un articolo del genere. Se hai altre domande su questo articolo o suggerimenti in generale, mi fa piacere se me li lasci nei commenti. Nel frattempo ti saluto, ciao, buona serata.